Temi e iconografia della passione di Cristo nelle arti minori. Da dove nasce Giovanna Nicodemi questo suo ultimo libro? Allora, il mio ultimo libro nasce da una curiosità che ho avuto subito dopo il mio primo testo, Il Seggiolino dell'Abbazia di Montevergine. Mi incuriosì dell'altro grande opera lignea che abbiamo a Montevergine, il deposto appunto dell'Abbazia di Montevergine. Da lì mi sono incuriosita e non mi sono fermata solo alla deposizione appunto del deposto, ma tutta quella che è un po' la storia iconografica, i temi e diciamo quelle che sono le origini di quella che è la passione di Cristo nella storia dell'arte, però non nella storia dell'arte in generale, ma nella storia dell'arte in particolare, la scultura lignea appunto e la terracotta. Cosa emerge da questa ricerca? Da questa ricerca emerge tutto, diciamo, un bagaglio di opere notevoli, importantissime, mai però purtroppo molto considerate appunto le cosiddette arti minori, che poi questa è una diatriba molto particolare tra arti minori e arti maggiori, che andrebbe un po', come dire, stemperata. E di cui noi siamo fornitissimi, soprattutto anche in Campania. Difatti il mio testo dà una particolare attenzione alla mia regione, che è la Campania, però in effetti parla di tutto quello che è la produzione dell'Occidente cristiano. Vi sono difatti opere tedesche, belghe, francese, insomma un po' di tutto l'Occidente appunto cristiano. Volendo indicare, Nicodemi, un tesoro nascosto dell'arte sacra in Irpinia. Beh, in Irpinia ho trovato degli inediti, veramente. Uno che abbiamo qua vicino, in Sant'Ippolisto, un crocifisso purtroppo diciamo molto violato, perché in effetti subì un incidente, però in effetti è sicuramente un'opera di grandissimo valore. Vabbè, poi abbiamo il nostro crocifisso a Mirabelle Clano, abbiamo delle cose veramente notevoli, ma in tutta la Campania, opere di Giovanni da Nola, insomma un po' dappertutto c'è tanto tanto ancora da vedere, e spero che questo mio libro, ecco, sia, come dire, un vademecum, ecco, per poterle scoprire e anche per chi non le conosce.